Allora, come prima cosa, vediamo, inseriamo un cubo, quindi Shift A, inseriamo un cubo, lo scaliamo lungo la Z, ci mettiamo in una vista dall'alto e lo scaliamo lungo la X, così di una determinata quantità. Ora questo punto entriamo nella modifica Edit, selezioniamo i due bordi e facciamo un bevel. Il bevel, come vediamo, avviene in maniera errata. Il motivo è perché non abbiamo applicato la scala sull'oggetto scalato, quindi CTRL A, applica tutte le trasformazioni, ritorniamo di nuovo nella modifica. Selezioniamo i due bordi e facciamo un bevel a cui diamo un numero di segmenti pari a 6. Facciamo anche un bevel della parte inferiore, ad esempio così, e confermiamo. Mettiamoci in vista dall'alto e con CTRL R facciamo una quantità abbastanza consistente di tagli, diciamo che 70 possono andare bene, e clicchiamo esternamente. A questo punto clicchiamo, entriamo in modalità selezione facce, clicchiamo sulla prima faccia e tenendo premuto CTRL clicchiamo sull'ultima faccia. Viene selezionata tutta la sequenza di facce contenuta tra il primo e l'ultimo punto. Ora andiamo su Select, Checker Deselect, e praticamente abbiamo una selezione di un elemento sì e un elemento no. Mettiamoci in individual origin e andiamo a fare un inset di questi elementi, più o meno a occhio di una quantità del genere. Con estrudi, estrudiamo verso l'alto questa quantità più o meno di questo valore. Usciamo fuori dalla selezione, clicchiamo sull'oggetto, premiamo N e andiamo a prendere il plugin Jewel Craft. Il plugin Jewel Craft lo potete scaricare dal sito github.com. Qui in questa sezione Jewel Craft scendete in basso e qui andate a scaricare il programma. Se avete Blender 3.5 come minimo, potete scaricare la 2.15. Se avete delle
versioni più vecchie, dovete scaricarvi la versione meno recente, la 2.14, che ora esattamente non so dove poterla scaricare da questa schermata. Se comunque avete le versioni aggiornate di Blender, la 2.15 va bene. Ritorniamo di nuovo nel file, clicchiamo sul file, andiamo nella sezione curve, clicchiamo su Size Curve. Si apre un pannello che ci chiede il formato dimensionale diciamo degli anelli. Quindi abbiamo la versione americana, inglese, svizzera, giapponese. Io scelgo USA e do un size di 7, che mi creerà un anello con un diametro di 17 e una circonferenza di 54. Confermo con OK e vedete che viene fatta una piegatura dell'oggetto in questa maniera. Se io clicco sull'oggetto, premo Tab e rientro di nuovo nella modalità Edit, lui ritorna piatto come era prima. Appena esco fuori dalla modalità di editazione, lui diventa nuovamente, diciamo, riprende nuovamente la forma circolare. Se ora voglio che la parte mancante venga comunque chiusa, clicco su Scratch qui e vedete che lui mi crea una circonferenza, diciamo, chiusa. Dall'alto possiamo andare poi, quindi selezionando l'oggetto e andando in Transform, possiamo vedere, diciamo, quelle che sono le sue dimensioni. Quindi in questo momento ha una larghezza di 2 mm, diamogli almeno una larghezza di 5. E quindi questo è il risultato di un anello molto veloce e molto semplice da fare con il plugin Jewelcraft. Se voglio ottenere un'immagine renderizzata, vado a caricare una mappa HDR. Io ad esempio o AC e CDR, ma potete benissimo caricarla andando qui nel mondo e prendendo Environment Texture. Io mi trovo molto bene con questo plugin, quindi vado a caricare, diciamo, mappa scaricata dal web e clicco Create World Nodes, in modo tale che viene creato il nodo della mappa. Con Shift A vado ad inserire un plane che vado a scalare, seleziono il mio anello e abbasso il piano facendolo poggiare in questo modo. Poi, andando nella sezione Environment, andando in film, attivando Transparent, la mappa scompare in modo tale che possiamo non vederla. Ora seleziono l'anello,
vado nella scheda dei materiali, clicco più, creo un nuovo materiale che chiamo oro. A questo materiale do un colore giallo in metallic. Do un valore, diciamo pari a 1. Mi sposto nel motore di render e vado a impostare Cycle come motore di render. Imposto GPU Compute per diciamo per il render. Poi sempre nelle proprietà del materiale, azzero il roughness. Aumento lo specular e porto il metallic ad un valore pari ad 1. Disattivo la visualizzazione del wireframe. Poi seleziono il piano, nascondo la griglia, seleziono il piano, creo un materiale, quindi lo chiamo piano, do a questo piano un colore nero. Porto il roughness a più o meno un valore pari a 0,2 e aumento lo specular, diciamo in questo modo. Ovviamente se usassimo un HDR, un HDR da studio sarebbe sicuramente meglio perché il fatto che qui si veda riflessa la parte, diciamo, di natura, non è proprio bellissimo da vedere. Quindi premo CTRL ALT 0 per impostare, diciamo, la telecamera nella vista che stavo utilizzando, faccio uno zoom e poi entro nella sezione view e clicco su Look Camera to View in modo tale da bloccare la telecamera in questa posizione. Per fare un render di prova in Cycle, quindi vado a impostare come max sample, metto 150, quindi una prova di render molto veloce, e come noise threshold lascio 0,01, clicco su F12. Diciamo ottenendo comunque un risultato molto veloce. Andando a cambiare la mappa HDR possiamo ottenere
dei risultati diversi. Volendo possiamo anche andare sul materiale oro e lo rendiamo un pochino più satinato. Quindi andiamo a lanciare di nuovo il render. Quindi andando a cambiare la mappa possiamo continuamente ottenere dei risultati diversi.